Che cosa ci fanno i sapeur, gli edonisti congolesi ossessionati dai propri abiti griffati per le strade di un emirato? E perché sono eccezionalmente accompagnati da musicisti locali? Semplice, si tratta di uno scambio di culture che poteva andare in scena solo alla Biennale dell'Arte di Sharjah. 55 artisti presenti, 36 con opere appositamente commissionate. Questa performance si chiama Marcia Funeraria. È una performance che mischia la danza, la musica ed il teatro, spiega il rapper Shoghi Angoy. Perché Marcia Funeraria? Cerchiamo di riprodurre una realtà divenuta quasi un rituale a casa nostra, nella Repubblica Democratica del Congo. Quando c'è un lutto, alla cerimonia funebre, le persone non vengono più per piangere con la famiglia del defunto, vengono solo per mostrare i loro abiti alla moda. Dalle performance ai giochi sensoriali, questo si chiama XYZ ed è stato creato dall'artista argentino Eduardo Navarro con l'aiuto di studenti delle scuole locali. La palla blu, spinta da ragazzi che indossano occhiali oscurati, segnala la propria posizione con suono, odore e tocco. I sensi sono protagonisti anche in questa installazione creata dall'artista thailandese Rirkrit Tiranija, dedicata alle rose. Petali essiccati, un giardino, la distillazione di olio di rosa e persino delle pietanze a base del profumato fiore. L'ispirazione artistica originata dalle rose si manifesta nelle letterature e nelle culture di tutto il mondo. Le rose, simboliche ed emotive, arricchiscono i sensi dato che possiamo odorare, bere, toccare, assaggiare e godere della bellezza visiva di questi fiori versatili. Questo giardino in installazione è impregnato, imbevuto di queste bellissime rose. Ma c'è anche la storia del mondo arabo nella 12ª edizione della Biennale, il cui tema è appunto il passato, il presente ed il possibile. Quest'opera, Anelli di acciaio, del libanese Rayan Tabet, ricorda l'oleodotto che connette l'Arabia Saudita con il Libano. Tante le opere che simboleggiano l'incontro di culture differenti. Queste sculture di legno sono opera di Salua Shukair, tra le prime artiste a portare l'arte astratta in Medio Oriente. La contaminazione si ritrova anche nell'artista turca Fareil Nissa Zeid, morta nel 1991, che mischiava elementi di arte islamica con influenze occidentali. Quello che mi piace davvero di questa mostra è vedere quanto sono fantastici questi artisti. E molti di questi talenti sono donne, in un mondo arabo che prima non conoscevamo. Alcuni di questi artisti sono ancora vivi, altri non ci sono più. Molte delle performance che vedete sono contemporanee, alcuni sono dei lavori inediti. Sono felice di essere qui e di vedere alcune di queste performance. La forte componente femminile non sorprende, principale promotrice della manifestazione è infatti Hora Al-Kassimi, la figlia dell'emiro Mohammed. La Biennale è organizzata dalla sua Fondazione per l'Arte di Sharjah. Quest'anno ha invitato artisti provenienti da ben 25 paesi differenti per un mix di culture unico nella regione del Golfo.